strip è stata applicata al mixer e quindi è venuta di nuovo una crema che è andata a attaccarsi alla pasta e quindi non ha questa sensazione di sgusciare la trip, rimanere trip a destra e a sinistra. Infatti il mio dubbio era proprio su questa trip, mi ero fissato di fare una pasta con la trippa insalata fredda di nuovo, perché in Toscana l'insalata di trippa è un must d'estate, però come fare a farla rimanere attaccata alla pasta asciutta e che non andasse a destra e a sinistra? Semplicemente ho tritato la trippa, quindi voi procedete facendo l'insalata di trippa normalissima. Parte di questa trippa la tritate al mixer, ci condite la pasta e poi aggiungete. Giovanni prima appunto mi diceva un po' i segreti sulla pasta fredda, il discorso di stare un po' attenti al quanto la pasta continuerà a cuocere una volta che io lo scotta, oltre appunto a quello di scolarla bene, di dargli l'olio per bloccarla, stare attenti, e questo è un caso, alla componente acida del piatto che va a ricuocere di nuovo la pasta. Qui, siccome ci sono i sottaceti, c'è il pomodoro, attenti, quindi magari prima la frippa e basta, potete anche farlo con calma un'oretta prima, il resto del condimento aggiungetelo in fondo, perché di nuovo se no c'è questa componente di acidità che può andarvi a creare qualche problema. E poi in finale la grattugiata di limone per spezzare, perché il problema della trippa c'ha sempre questo, no? Un po' di questo sapore di trippa che magari può non piacere, insomma, finché al sugo lo si maschera meglio, quando è cruda così, cioè quando è scottata e via si sente un pochino più difficile.